Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale. Allora, questo qui è un video particolare perché mi è stato richiesto da Fast Review Dolls, il quale mi ha detto se potevo recensire questa Barbie. E infatti, come vedete, già è deboxata perché ce l'ho dall'estate scorsa, in quanto questo era un prodotto per l'autunno scorso, quindi 2016. Allora, volevo fare una piccola precisazione perché molte persone mi richiedono di recensire Barbie di annate già trascorse. Quindi molte volte non posso accontentarvi perché io tutte le Barbie che acquisto ogni anno vengono messe in vari scatoloni perché io purtroppo non, sia per motivi di spazio ma anche per mantenerle comunque una conservazione mia, giusta, quindi che non le rovini eccetera, le metto nelle scatole, quindi evito di farle stare proprio alla luce del sole. E giustamente ogni anno che fa, ogni scatolone che metto ci scrivo l'anno sopra, quindi capita che a volte qualcuno mi chiede una Barbie 2006, una Barbie 2010, insomma per me diventa un po' difficile, avendone molte, riuscire a recuperarle, tirare le scatole fuori, mi riesce molto molto difficile. Questa qui invece comunque, essendo dello scorso anno, lo scatolo comunque ce l'ho a portata di mano, quindi i vari scatoli 2016. Allora, detto questo, vediamo un po' com'è. Questa è la scatola, sempre costituita da questo enorme blister che contiene varie forme di stelle, navicelle, perché appunto fa parte del film Starlight Adventure, cioè qui da noi avventura stellare. Queste stelline qui, i vari funzionamenti, e qui abbiamo un bellissimo artwork con Barbie e il suo gattino spaziale Popcorn. Qui il logo del DVD e dietro c'è tutto questo bellissimo sfondo spaziale. Sul cartoncino invece ci viene mostrata appunto le varie funzionalità che può fare questa bambola. Se leghiamo il cordicino Popcorn girerà con questi due dischi, e qui abbiamo tante bellissime scene tratte dal film. Adesso cercherò di farvi vedere la funzionalità di Barbie e Popcorn. Vediamo innanzitutto la bambola, però, come è fatta. Come potete vedere, ha queste bellissime stelline e i capelli biondi con questi fili argentati che trovo molto molto carini. Il trucco è proprio ridotto al minimo essenziale, in quanto comunque lei sta partendo per una missione spaziale, quindi diciamo si è messa il giusto. E l'unica vestito, diciamo, che ha è questo giubbotto, questo smanicato. Per il resto, come potete vedere, è tutto un pezzo fisso e statico e in plastica, perché comunque ha tutta un'altra funzione questa Barbie, ed ha questo bottoncino qui che ci permetterà di far volare popcorn. Bene, io adesso la preparo un attimo e poi ritorno da voi. Allora amici, eccoci qui, io ve lo faccio vedere. Come vedete, ho collegato la Barbie e Popcorn, e questa è la sua funzione, che può volare. Vedete? Ovviamente se siete all'aria aperta vi potete sbizzarrire di più, perché io comunque sto dentro e quindi questa è la sua funzione. Spero che questa recensione vi sia piaciuta. Se vi va, mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao!